Una giovane su quattro è vittima di bullismo. Un cortometraggio padovano su questo tema ottiene un successo internazionale. 7 minuti di potenti emozioni, un cortometraggio che spiazza, che mina le nostre convinzioni con colpi di scena, con lucide proiezioni della realtà. Look Around parla del bullismo e invita a guardarsi attorno perché mentre viviamo le nostre vite, al nostro fianco può esserci sofferenza, sullo sfondo terribili prese in giro, scherzi pesanti. Un piccolo capolavoro, quello del regista padovano Giuseppe Ferlito. Un progetto all'avanguardia, quello legato al cinema del liceo Cornaro della dirigente Franca Milani, progetto curato dalla professoressa Silvia Desideri. Il cinema o l'audiovisivo ha questa caratteristica di entrare facilmente nelle case, nel cuore, nell'anima delle persone. Cos'è il bullismo per lei? Stupidità, nel senso che credo che sia un atto in cui una persona sta manipolando, cercando di approfittare della sensibilità di un altro studente solo perché si sente principalmente inferiore e di conseguenza vuole cercare di mettersi in evidenza alle spalle di persone più sensibili, non sono altro che più sensibili. Il cortometraggio è stato presentato all'ultimo Festival del Cinema di Venezia. Ha ottenuto molti premi, sia nazionali che internazionali. Una ragazza o un ragazzo su quattro è stato o è vittima di bullismo, un fenomeno pericoloso, a volte sottovalutato, un dolore impercettibile che alla lunga logora. Gli studenti che sono i protagonisti di questo percorso scrivono con noi, in particolare con il regista e la sceneggiatrice, il pezzo, lo script appunto, si sentono molto coinvolti in quanto sono appunto gli artisti. La bravura del regista Ferlito, la capacità di creare gruppo all'interno del progetto cinema e i giovani attori che non hanno nulla da invidiare ai più conosciuti colleghi romani. La determinazione, c'è stato un momento in cui non si sapeva se si potevano far vedere certe immagini perché magari colpivano un po' forte la sensibilità dello spettatore, ma loro hanno lottato perché pensavano che il messaggio fosse molto importante, erano determinate, credevano che dare un segnale contro il bullismo fosse veramente importante. Quindi la determinazione dei ragazzi mi ha colpito molto. L'obiettivo è di rendere virale il cortometraggio. L'opera è visibile interamente sul nostro sito tgpadova.it. Sensibilizzare su questo tema vuol dire migliorare la vita dei giovani e delle loro famiglie.